Salve a tutti e bentornati alle avventure di Meraviglioso in Dark Souls 3. Saluta Meraviglioso! E bravo lui! Nell'ultimo episodio ci siamo salutati davanti a questo portone parlando con questo signorotto. Però, mentre non guardavate, ho fatto che svuotarmi un po' l'inventario di tutte le cose inutili. Quindi ho solo qualche arma con me e niente vestiti. Così sarà più facile individuare gli oggetti nuovi. Tuttavia, mentre prima parlavo con lui della lore, mi sono accorto che c'è un suono ritmico dietro questa porta. Sentite. Ecco. Ogni tanto c'è quel BAM! Apriamo e speriamo non sia niente di pericoloso. Un altro falò. Ce n'è uno oltre il ponte di falò. Quindi cos'è questo suono allora? Un altro NPC? Ma che bella stanza che hai, signora. Signora o signorina? E cos'è questo? Comunque il suono c'è, intanto lo sento. Molto piacere? Tu sei Fride? Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. Jump down the plank. I presume it visible to thee. The bonfire, here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Ah, presumo sia anello che difende dal gelo. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, thou'st... Com'è che ogni volta che finiamo in un mondo dipinto la gente ci dice di andarcene? E chi è questa statua? Il piccolo Sullivan? Non ha la testa, mi chiedo se sia importante. Comunque mi spiace signora, ma non ce ne andremo. Sono sicuro ci sia ancora un sacco di roba da trovare qui dentro. E non ho pagato soldi veri per... quanto? 40 minuti di gioco. Oh, una porta che si apre dall'altra parte. Oh, con una leva segreta. Vabbè. Andiamo al piano di sopra. Mi piacerebbe capire cos'è quel suono. Sembra qualcosa che sbatte. Steng ogni tanto fa. Spum. Che bella però questa ambientazione. Disse Meraviglioso prima di distruggerla. No, Meraviglioso! Questa roba bella, pensa a tutti i modellatori 3D che hanno fatto lavori. E vabbè, tutto inutile. Lui si diverte così. In realtà lui pensa che ci siano sempre segreti dove ci sono delle casse, ma in Dark Souls è un'evidenza abbastanza rara. Oh, e qui qualcuno stava dipingendo. Sarà proprio la signora al piano di sotto? Oppure è Ariandel? Ma Ariandel sarà il nome di chi ha dipinto? O di qualcos'altro? Sì, come sempre non si capisce niente. Wow! Non sono i colori. È il dipinto che è potentissimo. Anche se non ci posso interagire. E anche la scala. Anche se non ci posso interagire. Va bene. Questa è l'area del luogo dove potrebbe succedere qualcosa più avanti, perché... non ci credo... Insomma, è una stanza interessante.
Ben inteso. Ma non ci credo che mettano un luogo davvero così vuoto. E questa leva servirà a aprire dall'interno? Sembra strano. E tu? Lady Frieda has spoken, has she not? Che figo che sei. Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Ecco. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Ah, solo una risatina. There is one thing it's... Beh, la curiosità uccide i gatti, ma io non sono un gatto, io sono meraviglioso. E di qui ho notato che c'è un sentiero che non ho preso e... torneremo lì. Oh, se ci torneremo. Dicevo, lì a destra, come vedete, c'è una scala che scende in un altro bivio. Aspetta. Davvero è così ampia questa zona? Stupido filo. Vediamo se da qui ce la facciamo meglio. Comunque lì mi sembra ci sia una discesa che va verso quell'edificio. Che bello, voglio andarci. Invece di lì c'è del putridume. Beh, il tizio all'inizio di questo luogo ci ha detto di cercare il putridume, quindi sono più propenso ad andare in prima verso di là. Per quanto quell'edificio sia molto bello, questo lo voglio decisamente dire. Ah, infatti c'è un oggetto. Oh, che... Ok. Pietra confessionale. Oh, penso sia arrivato un pacco per me. Scusate un attimo. Ed eccomi qua. Ah, che bello, anch'io adesso posso fare lo youtuber impegnato che aspetta le cose a casa che arrivino perché è impegnato. Sto, come dicevo, aspettando un pacco e non era quello che stavo aspettando, quindi potrebbero suonare di nuovo e potremmo doverci interrompere ancora. Il che effettivamente dovevo immaginarlo. Oh, una lucertola! Non poteva certo succedere in un momento così calmo. Il mio pacco arriverà in mezzo di una boss fight e mi costringerà a morire. Sì, sì, stiamo scendendo in là, che bello! Dunque. Cerchiamo di evitare di beccarci addosso tutti insieme, Teniamo sempre a portata i cucri. E vediamo. Dannazione. Accidenti, l'ho distratto nella direzione sbagliata. Ok, di attirarli in qua. Sì, ma veloce. Vabbè, ho capito, ti lanci i cucri. Se non vieni. Voi delle ragioni di farlo mi avete decisamente stufato. E anche tu, meraviglioso, con la tua mira non abbastanza buona per i miei standard, mi hai irritato. Perfetto. Salve signore, come va? Ha un momento per parlare del nostro dio la mazza? Non ce l'aveva. Comunque proseguiamo felici, che bello, che bella la vita. Qui scivoleremo, vero? C'è anche un oggetto lì. Ho l'impressione che qui stiamo per fare un giro allucinante. Whee! Meme. Ed eccoci arrivati nel luogo dove siamo spacciati. Guarda quanto ghiaccio. Quello è proprio un ghiacciaio. E quello è un albero molto grosso. Mi ricorda spaventosamente la città infame. Non è una cosa bella. No, che dico, è fighissimo. Guardate che roba, c'è tutto il ghiaccio, no? Va come cola giù e poi si immobilizza. Comunque. E in tutto questo ho anche un altro bel bivio da esaminare. Quelli sono fiori ghiacciati? No, sono solo fiori bianchi.
No, beh, a livello estetico sarò io di parte, ma questo DLC è bellissimo. Perché, insomma, c'era... accidenti, non mi ricordo più come si chiama. Ah, Irithyll. C'era Irithyll che era deliziosa, eh. Però questa Rianda mi piace molto di più. Non a caso... Oh, guarda un po' cosa c'è. Del primo Dark Souls... Nero sicuro. Avete la testa d'Apollo. Dicevo, nel primo Dark Souls il dipinto di Ariamis era uno dei posti più... E tu? Più belli. Probabilmente comunque... Ma... Quanto rumore fate? Il mio preferito, probabilmente. Voi siete un po' deboli al fuoco. Oddio, non sembrate una grossa minaccia. Però ho imparato a non fidarmi di Dark Souls. Credo che stesse per sputare qualcosa. Ok, singolarmente non fanno tanto male. Aspetta. Non è che questi sono tipo cuccioli di uomo corvo? Beh, a te ti conosco. Tu sei la bambina di The Ring. Sì, sembrano come gli uomini corvo, però versione cucciolotto. Forse stiamo uccidendo la nidiata di qualcosa. Facciamo finta di niente, eh? Questa aveva anche una strana coda. Beh, queste creature sono... Cioè, potrei definirle deformi, ma non credo che renderei bene l'idea. E lassù, guardate un po' cosa c'è. Un corvaccio. Ci sarà un modo per arrivare da lassù, ma al momento non ho idea di come fare. Oh beh. Cos'è... Quello da... Sì, non posso mirarli. Potenzierò l'arbalesta perché credo che un'arma a distanza... Sì, ma l'infarto! Cioè... Questo è stato più di un infarto contemporaneamente, vi dirò. Altro putridume. E questa sarà sicuramente una scorciatoia. Beh, mi sembra che ci sia parecchio da esplorare in questo DLC. Ci sono già un sacco di strade che non so come raggiungere. E tu? Oh no, è un coso che schiva. E che artigli! Allora, vediamo un po' cosa fai come attacco. Ecco, ovviamente... madonna, ma... Sì, ma datti meno da fare, per cortesia. L'ho attaccato mentre stava attaccando lui e ha fatto come... Il repost? Davvero? Sì, no, mi sono distratto perché stavo pensando ad altro. Credo di aver appena capito come si farà a scendere in certi posti. Torniamo al falò. E poi facciamo la cosa più ovvia del mondo. Ah, è rimasto rotto? Ah, ecco questo. Questo spiega assolutamente il motivo dei due falò. Qui ha senso. Ha perfettamente senso. Cappella di Ariandel, va bene. Oh, Ariandel. Se le mie previsioni sono esatte... Quando arriveremo a 88 migliori arie, ne vedremo delle belle. Cioè, non volevo dire... Sì, ma il gioco mi trolla. Souls, non trollatemi anche a livello tecnico. Questa potrebbe diventare una scala, con cui magari potremo scendere giù. Verso segreti. Segreti! Dai che c'è il filo, dai che c'è il filo. Sì, 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 sì. Yes! Che bellezza. Tutto bianco. Potrei stare qui tutta la vita, ve lo dico, gente. Dunque.
Indaghiamo un po' su cosa trovare qua sotto. Oh no. Oh no no no. Ho appena avuto dei bruttissimi, bruttissimi flashback del grande vuoto. E di nemici nascosti poco bene. Ah, i guanti. Qualcosa mi dice che da qui dovremo salire più volte alla ricerca di tutti gli oggetti. Salire e scendere. Guarda che balordi. Guarda che balordi. Sì, questo è decisamente come il grande vuoto. Spero sia gestito un po' meglio come geodata, ma lo sapremo molto presto. Cos'è? Una valanga? E bisogna stare attenti in montagna. Oppure c'è qualcuno... Tu sei rimasto incastrato malissimo. Oppure c'è qualcuno che ci sta lanciando dei massi. Credo ci sia qualcuno che lancia dei massi. Quindi credo anche che sia una buona idea sbrigarsi senza cadere giù, madonna. Sì, c'è qual... Sono frecce? Esplosive? Aiuto! Lucerto, dammi qualcosa di bello. Sì, è bello. È uno di quei tizi grossi che ho trovato anche dall'altra parte, ma questo lancia frecce esplosive. Si danno da fare questi signori. Poi voi, ormai so chi siete. Siete i... i devoti di Farron. Tuttavia, quelli laggiù non so ancora chi o cosa siano. O meglio, chi e cosa. Mamma mia, le vertigini. Comunque, non volevo dirvelo, ma la vostra lancia c'è scritto sopra che è usata come ultima di... come ultimo gesto a lanciarla. Voi invece la lanciate sempre. Un abbraccio è sempre ben accetta. Sì, mamma, no, no, geodata, ecco. Aiuto, ho paura. Sono pressoché spacciato al 67%. Ce n'è più di uno, vero? E quello è un granchio ghiacciato. Basta, granchi. Ok, ok. Ci siamo quasi, eh. Allora, tu devi cadere per cortesia. Allora, ok. Dunque, esaminiamo la situazione e vediamo di agire nel migliore dei modi possibili. Non era questo. Ok. Aha. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. C'era un altro da lassù che ci sta lanciando robe. Però questo ghiaccio è molto bello. E laggiù c'è un falò, un falò. Granchi, non scongelatevi, devo solo accenderlo. Aiuto. Ok. Ci sono un sacco di falò, ma devo dire che questa discesa è stata al cardiopalme. Non mi posso lamentare del numero di falò per adesso. No, per adesso mi sta piacendo un casino, sto a dirsi. Questa è una sfida che può ricordare un po' il grande vuoto. Ma onestamente per adesso è molto meglio. Più a livello estetico, se vogliamo, ricorda cose già viste nei Souls. Ma essendo questo appunto praticamente un seguito quasi diretto dell'uno, non è una cosa che mi dia troppo fastidio. E a livello di gameplay, ok, c'è di nuovo da scalare radici che assomigliano a quelle del grande vuoto. Tuttavia, a livello di meccaniche... Oh, la sciabola! È tutto molto diverso, dato che dobbiamo più che altro stare attenti alle frecce che ci arrivano addosso. No, è esaltante, gente.
E comunque è esaltante, ma per adesso non mi sembra comunque scorretto. Dato che, come vedete, le frecce sono lente, o comunque basta muoversi e non ti beccano. Ecco, questo è stato spaventoso. Arrampicati meraviglioso. Grazie, meraviglioso te. Quindi o non ero girato io dal lato giusto, oppure non si possono parare quelle frecce. Comunque non con efficacia. Non l'esplosione, mettiamola così. Allora. Nops. Sono vivo come? Allora. Brace. Va bene. No, no, io quello lì lo ammazzo. Giuro che lo trovo. Lo distruggo. Quello... No. Devo trovare un modo di salire su, ma... Non è facile, questo è un labirinto. Un labirinto in cui abbiamo fretta. Forse se salgo su questa radice qui a sinistra posso salire ancora. Sì, perfetto. Ecchiti, ecchiti. Ma dai. Accadi giù, per cortesia. Avrei preferito più giù, ma per adesso mi limiterò a salire qui e trovare altri grandi segreti. Oppure, sarei dovuto andare prima da te e avrei avuto una persona in meno che mi lanciava frecce. Oh beh, c'è sempre da imparare, gente, questo è un Souls. Sì, sì, temo di aver sbagliato strada io. Ho fatto il figo saltando giù, ma in realtà non ce n'era alcun bisogno. Quindi forse questa sezione l'abbiamo finita? Non ho visto altri oggetti. Quasi mi dispiace che sia finita, perché era veramente esaltante. Oh no, il mouse mi abbandona. Cioè, non posso fare niente. Mi è impazzito il controller. No, 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 no. Ok. Ok. Sembra che ora funzioni. Non so come me la sono cavata. Non ne ho la minima idea, ma è stato terrificante. Va bene, ce l'abbiamo fatta. E vi dirò, non riposo neanche un falò, perché stiamo piuttosto bene. E non voglio far ricomparire gli nemici. E ora è di buttarci a capofitto, a testa bassa, contro quei granchi giganti. E farci uccidere malissimo al 90%. Non guardo neanche la sciabola dei devoti, perché tanto so che non posso usarla al 100%. La leggeremo più tardi. Ehi là, granchio! Dimmi che sei un granchio come i soliti e saremo amicissimi. E invece fa le esplosioni. Gentilissimo. Ah, invece sono due. Ciao. Belli granchietti. Non mi ricordo più come vi si affronta. Non giocavo al Souls da mesi prima di fare questa partita. Ossa del ritorno, mi state dando un messaggio? Oh! Oh! Voi alberi... Questo è anche più resistente dei soliti? Davvero? Vi odirò per sempre, alberi della malora. Mi piacerebbe comunque uccidere quei granchi. Non si sa mai che abbiano qualche oggetto speciale. Tuttavia, prima... Uccidiamo gli alberi. Vediamo se riesco ad attirarne uno solo. Tutta strategia, gente. Tutta strategia. Ok, ora tu vieni in qua. E l'altro ci ignora. Forse devo attirare l'altro, ma ormai è un po' troppo tardi. Allora, potevo volerci un po', è uno scontro che potrei tagliare. Ovviamente fa un vento geido, cosa mi aspettavo?
E mi lasci... Beh, tecnicamente una Estus, ma nella pratica non mi ha lasciato niente. Grazie, Granchio, tu sì che sei un vero amico. Momento. Forse posso arrivare silenziosamente. Come un vero ninja. E poi... colpire con la mazza gigante. Dannazione, speravo... Beh, ok. Ma qui i granchi compaiono... dal nulla e a ripetizione. Vabbè, senti un po'. Grazie, Sono nascosti nel ghiaccio, però la mia telecamera, gentilissima... quella gemma mi è arrivata come... drop speciale. Devo uccidere i granchi. Vabbè, non sono stato a fargli il riposto perché non ce n'era bisogno. Qualcosa mi dice che questo è un campo pieno di granchi. Almeno qui c'era dell'acqua una volta. Che bello il ghiaccio anche questo qua sotto. Ah, è qui? Non so come ho fatto a perdermelo. Controlliamo che non ne compaiano altri. E poi proseguiamo in quell'altra strada. Però qui è bello, guardate che roba. È una boss fight. Io non ci vado per adesso, c'è anche un falò vicino. Questa sa di boss fight così tanto che veramente non ho niente da dire. Andiamo dall'altra parte, va. Ho anche così tante strade da esaminare. Devo tornare poi nella zona con i giganti a uccidere questa volta i giganti con i lupi. In teoria, circa lassù, avevo visto una scala che portava un oggetto e riportava vicino al falò prima del ponte gigante. Ok, tu sei un albero di quelli balordi. Quindi... quindi aspetto che la stamina mi si rigeneri. Sapete cosa? Credo che indosserò... ho già l'anello della coronanza. Questi invece... sento piangere. Ma sono questi alberi? Beh certo, se andassi a fuoco e vedessi il meraviglioso che si avvicina, piangerei anch'io. Non so cosa sia successo, ma è stato inquietante e poi divertente. Forse questo pianto era questa fanciulla? Ondata di gelo. Per certi versi un po' mi dispiace che meraviglioso non possa usare gli incantesimi. D'altro canto, chi se ne frega? Ci tengo ad arrivare lassù. Ah, ma c'è la scala lì. Non l'ho vista io o è comparsa adesso? Sicuramente non l'ho vista io. Cioè, mi sento stupido a dirlo, però... oppure l'ho vista e me ne sono dimenticato così in fretta. Anzi, io dico che non l'hanno caricata le texture perché la From Software non è capace a programmare. Così. A caso. La 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 la. Questa scala spero sia solida. Guardate quanto stiamo salendo. E pensate che vertigine avrebbe una persona ad arrampicarsi qui. Io sarei già morto. Non è che soffra di vertigini particolarmente tanto, eh. Quanto basta. Ok. Siamo quassù. E ovviamente c'è un'altra scala. Non faccio partire Snake Eater perché l'ho già fatto e a questo punto sarebbe banale. Però seriamente, questa scala è a livello Snake Eater. E qui... oh! Un oggetto non unico, ma rilevante. E ora abbiamo di nuovo due strade. Sapete che vi dico? Io mi butto a capofitto. Non da qui. Oh no, devo di nuovo rifare tutta la strada?
Ci mettiamo di meno così, non vi pare? E scendiamo qui. Sono un po' preoccupato, ma questo posto è bello. Dai, ora lì comparo una nebbia. In quel piccolo colosseo barra torre di Pisa. Ok. Quella cosa è una tomba? Dovrei cercare oggetti, ma il problema del bianco è che gli oggetti si confondono. Perché ha un'icona strana vicina? Ok, un lupo. Oh no, sarà un... No, la vita non sta scendendo. Beh, dovrò uccidere te, suppongo. E ovviamente sei mega resistente. No, non sei troppo resistente, dai. Dannazione. La mia stamina è veramente ridicolmente bassa. Quella è una weapon art, per caso. Ma queste cose si rompono. Fico. Aspetta, tu pari e attacchi contemporaneamente. Ti odio già, guarda. Bella la musica, però. Aspetta, ma tu mi salti addosso? Dunque, devo cercare di capire un po' come si muove questo, perché per adesso, in teoria, finché sto parato, non dovevo avere problemi. Ah, questo era esattamente quello che volevo. Ho sentito... Holy shit. Credo che mi serva dell'evocazione qui, eh? Qualcuno di voi due muoia per cortesia. Però la musica è strabella. Allora, se tu sei Sif, un po' mi spiace ucciderti. No, ok, ti paro. Sì, mamma, no. Dai che muori. Ok, io sono congelato, però tu sei morto. Piano piano. Ok. Devo capire ancora tu chi sia esattamente, perché... Ok, sembrava doloroso. Vediamo quanto danno ti faccio. Abbastanza, e quello sembrava una presa. Che figo! È il cane razzo. Sembra un personaggio creato da Scottex, onestamente. Ok, con un po' di cautela ci si fa, ce la si fa, eh. Preferisco essere full vita perché è un nemico che non conosco. Oh no, stai per fare qualcosa di brutto, vero? Oh no. Ce l'ho l'antigelo, vero? Sì. Come faccio a colpirti? Questa seconda fase sembra difficile. Sì, lo sembra. Diamoci da fare. È uno scontro che sembra figo e fattibile. Devo solo capire un po' bene come fare. E tu, tra l'altro, stavi guardando una tomba. Per adesso ti sto maciullando ben benino. Au. E vedo che tu anche la pensi allo stesso modo. Dai. Allunghiamoci la vita. E la nostra vita sarà più lunga. Tu perché sei in questa posizione? Cosa vuol dire esattamente? Combo. Ok. Finché sei solo tu da solo. Ecco, bastava dirlo, no? Devo ucciderti subito, amico.
prima che arrivi qualcosa grosso. 2 e 3, là, perfetto. Ora forse posso sfruttare a mio vantaggio queste colonne. Vediamo se riesco addirittura quella spada. Ok, sì, con un po' di fortuna. Sì, sì, certo, come no. Ma dannazione. Ah, no, l'ho colpito, l'ho colpito. Meraviglioso. Oh. Sì, ma... ti sei già innervosito? Va bene. È spaventosissimo. Non posso pararlo? Non posso? Guarda come corre. Ma che bello però. Dovrò schivarlo per forza? Senza Infatrol? Caro gioco, perché non ti hanno bilanciato per giocarti anche Infatrol? E io ti schivo, che me ne frega a me. Ok, forse da lì. Perfetto. La colonna ti frega. Beh, io mangio un po', se non ti dispiace. Scusa, ma è ora di uno spuntino. E 1 e 2. Gente, ho il cuore che batte a 1000. Che figo, che figo. Non mi ha dato comunque abbastanza punti da salire di livello, il che mi rende una persona triste. Credo anche che sia abbastanza per oggi. Vediamo solo, beh. I lupi. Che peccato. Di solito, dopo questi scontri, compare un falò. C'erano ancora le mie anime. Wow, posso salire di livello. Beh, ok, è stato figo. Bello, bello, ci è piaciuto. Quindi, con questo è tutto. Io come sempre sono Impetrackable. Lui è meraviglioso e ci vediamo nel futuro. What? Voglio credere che sia sì. Oh mio Dio. Ok, ok. Il gioco ci ha messo un po' a caricare il mondo. Va bene, comunque. Credo fosse... ma certo. Era opera dell'amico filosofo. Non voleva che lo raggiungessimo. E invece eccoci qua, a leggere la lore di Dark Souls, insieme all'amico filosofo. Cominciamo! Un oggetto chiave. Le ossa carbonizzate ancora calde di un campione. Bruciale presso l'altare del vincolo per partecipare agli scontri tra non morti. Ah, ok, ho sbloccato il multiplayer online arena. Molto tempo fa, un non morto lanciò una sfida, per celebrare la propria condizione e preservare quel che rimaneva della propria anima. Così nacquero gli scontri tra non morti. Il valore di un non morto è misurato in avversari caduti. Quale dono è più adatto a una tale creatura di una battaglia senza fine? Ok, bello. Uno degli incantesimi che ha fatto Sullivan, eccetera, eccetera. Descrizione un po' troppo simile a quest'altra per essere una roba da DLC. La seconda parte è uguale, la prima si assomiglia un sacco. Cuore impavido è il nome dell'arma.
Questa speciale combinazione di spada larga e scudo fu l'arma brandita dal campione dello scontro tra non morti, quindi quello era il campione. Il campione combatté senza mai riposare, fino a perdere il senno. Alla fine, solo il suo scudiero e un lupo solitario rimasero al suo fianco. Ah, quindi quello doveva essere lo scudiero, va bene. Posa del leone. Assumi la posa e usa l'attacco normale per effettuare un affondo a scudo alzato, che figo. Oppure l'attacco potente per scatenare un ruggito leonino e colpire con lo scudo. Va bene. Su quest'ascia niente da dire di particolare. Va bene. Per oggi è tutto. Come sempre, io sono Unpetrackable. E da meraviglioso l'amico filosofo, ci vediamo nel futuro!